Benvenuti anche oggi sul mio canale. Allora, oggi vi voglio far vedere come realizzare questa borsa molto molto semplice da fare. E è un punto basso e poi andremo a creare quel bordo che vedete insomma sopra. Quindi un punto semplicissimo e basterà per farla un cinetto 3,5, un fondo 30x10 e una busta di cordino Swan, in questo caso glitter, come potete vedere dalle lucine, perché riluce veramente tanto. È un grigio chiaro glitter. Detto questo, andiamo a vedere come fare questa bella borsa. Allora, per il nostro tutorial andiamo ad usare questo glitterato che è veramente bellissimo. Io me ne sono innamorata subito. È un cordino Swan Tie Glitter, è una confezione da 500 grammi, grigio argento 115A. E lo potete trovare sul sito web di Filati Tre Sfere Shop. Poi vi metto il link magari nel box informazioni dove lo potete acquistare. Non ricordo bene il costo, ma non è eccessivo, visto che con una busta da mezzo chilo riuscite a fare tranquillamente una borsa. In più loro hanno la possibilità che da circa 30 euro in poi la spedizione è gratuita, quindi insomma ve lo consiglio, è veramente conveniente. Io vado ad usare un fondo 30x10 che potete acquistare sempre sul sito e uso uncinetto 3,5. Perché uso il 3,5? Perché in realtà con questo tipo di filato potete usare anche il numero 4, però il numero 4 tende ad allargare un pochino il punto. Siccome noi vogliamo che la nostra borsa venga rigida, quindi si mantenga su, andiamo ad usare il 3,5. Però per chi preferisce magari usare il numero 4 può farlo, ma il risultato sarà molto più largo se usa questo tipo ovviamente di cordino, perché sapete che ogni cordino ha uno spessore. Questo qua è uno spessore che può essere lavorato con uncinetto 3,5 o 4. Detto questo, passiamo alla lavorazione. Quindi iniziamo la lavorazione al centro, vedete, prendiamo il filato e facciamo la nostra asola in questa maniera qui. Chiudiamo e lavoriamo un'altra, entriamo di nuovo nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa in questa maniera qui, vedete? Ora entriamo nel prossimo punto e lavoriamo 1 e 2 maglie basse e di nuovo 1 e 2 maglie basse e fino all'angolo, vedete, andiamo a lavorare 2 maglie basse in questa maniera qui. Quindi ho iniziato dal centro e ho lavorato 2 maglie basse, 2 maglie basse, 2 maglie basse, di nuovo 2 maglie basse. Chiaramente farò uguale anche di qua fino, vedete, all'angolo. Adesso invece sulla parte del rettilineo alterno, quindi qua ho lavorato 2 maglie basse, qua ne lavoro una, qua ne lavoro due, qua ne lavoro una. Quindi alterno, vedete, fino ad arrivare a quello che è il nostro angolo, quindi la nostra curva, perché qui lavoreremo due maglie basse sempre consecutive. Quindi qui una, qui due. Quindi andate ad alternare per tutto il rettilineo fino all'angolo, due maglie basse, una, due maglie basse, una. Quindi vedete, io arrivo nella parte dove ho chiaramente l'angolo e inizio a lavorare due maglie basse, anche perché qui vedete ne ho lavorato una, quindi lavoro due. E lavoro sempre due maglie basse. Fino ad arrivare ovviamente alla curva e inizio ovviamente il rettilineo, la parte dritta. Perché la borsa in genere tira proprio nei lati. E con questa lavorazione, nonostante il filato è spesso, facendo in questa maniera qui avremo una bella borsa non solo più rigida, ma che assolutamente non tira nei lati. Quindi
Quindi io arrivo, vedete, in quello che è l'angolo, quindi lavoro due maglie basse ancora e adesso inizio la parte dritta, quindi una maglia bassa in questo, due nel prossimo, una in questo e due nel prossimo. Quindi andiamo a proseguire così fino ad arrivare al nostro angolo. Quindi vedete, una volta che arrivo in quello che è il mio angolo, lavoro le due maglie basse, perché vedete qui ne ho una, e quindi inizio lavorazione in due e proseguo lavorando nei due. E due. Chiaramente io qua, vedete, ho lavorato una sola maglia bassa. Scusatemi, quindi entro e lavoro un'altra maglia bassa. Entro. Voglio zoomare un pochino. Entro all'interno così e chiudo a maglia bassissima. Ok. Una catenella. Adesso voi qua potete anche mettere un marcapunti. Come proseguiamo? Andiamo a lavorare il primo giro, lo lavoreremo maglia bassa in coste, poi per il resto dei giri maglia bassa semplice. Quindi in coste significa che io vado a prendere, entro al centro, vedete, tra le due asole, quindi prendo l'asola di dietro e lavoro una maglia bassa. E proseguo in questa maniera qui, prendendo sempre l'asola, vedete, al centro, entro al centro, quindi non così ma al centro, entro e vado a lavorare quelle che sono le mie maglie basse in costa. Eccomi qua, sono ritornata. Quindi proseguite in questa maniera qui fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Allora, una volta vedete che io sono arrivata, ho lavorato il primo giro, come potete vedere, scusate perché ho sempre questa tosse, mannaggia. Allora, come potete vedere, il punto non tira ma è bello teso. Che significa? Allora, quando noi andiamo a lavorare dei punti tipo il punto basso o comunque dei punti, un punto basso in coste, è a volte un po' difficile riuscire a far venire la borsa bella stretta e che diciamo non slabbria, usiamo questo termine, e quindi è importante la base, quindi come andiamo ad infilare il fondo. Quindi per ogni fondo e per ogni filato voi avete bisogno di capire come dobbiamo infilare, quindi questa parte qua, vedete, l'inizio. Allora, per questo cordino e per questo tipo di fondo questo metodo qua è il migliore se vogliamo una borsa con il risultato che poi andremo a vedere, quindi una borsa che non sia troppo larga e che slabri, o che magari parte stretta e si allarga. Quindi quando noi desideriamo una borsa lineare al fondo bisogna andare a fare in questa maniera qui. Quindi io adesso sono arrivata, vedete dove ho iniziato, e ho la mia catenella iniziale, entro all'interno e non faccio una maglia bassissima ma una maglia bassa. Perché? Perché adesso vado a lavorare in tondo. Allora, il filo, vedete, d'inizio mi farà capire praticamente ogni volta che io arrivo a questo punto qua ho terminato un giro di lavorazione. Quindi significa che adesso io ho fatto la mia prima maglia bassa sulla catenella, entro nel prossimo punto e lavoro una maglia bassa semplice, come si presenta. Quindi prendo entrambe, vedete, le asole. Questo significa che io quando arriverò qui non farò nessuna chiusura, quindi non chiuderò più a maglia bassa, per il semplice fatto che andiamo altrimenti a creare una cicatrice ed esteticamente alla borsa è veramente bruttina. Quindi lavorando in tondo non abbiamo bisogno di fare ogni volta la chiusura, quindi noi proseguiremo sempre lavorando, quindi non ci fermiamo più e chiudiamo. Quindi lavoriamo sempre a maglia bassa in questa maniera qui. Ora io vado a proseguire un tot di giri, io vi dirò ovviamente quanti giri in totale ho realizzato per la borsa, quindi andate a proseguire,
vedete, questa maniera qui, fino a un'altezza che crediamo che a noi ovviamente ci stia bene. Io vi dirò anche i centimetri, quindi quanti giri in totale ho realizzato e i centimetri soprattutto. Quindi quando arrivate qui, vedete, voi non troverete più la chiusura, ma semplicemente dovete continuare sempre a girare in tondo, la lavorazione in tondo, e ogni volta che vediamo il nostro filino qua spezzato significa che ho completato un giro. Quindi andiamo a proseguire. Allora, io ho proseguito, ne ho realizzato 44 righe. Ok, quindi ho fatto 44 righe in totale con la prima maglia bassa in coste. L'altezza della nostra borsa sarà di circa 31 cm, come potete vedere. Adesso, prima di proseguire, io vado a chiudere quello che è il mio lavoro. Quindi chiudo a maglia bassissima il mio lavoro e lascio un bel po' di filo, un filo abbastanza abbondante. Chiudo, come vi faccio vedere sempre, ed ecco qui. Quindi ho chiuso, vedete, il mio punto. Adesso io lascio il filo, vedete, verso l'interno, perché verso l'interno, vedete, perché devo andare a creare la mia piega. La piega dovrà essere di circa 5 cm, quindi una piega del genere. Significa che io vado a piegare a 5 cm così e inizio a piegare. Ok, pieghiamo, poi dopo ovviamente andiamo a misurare, perché la nostra piega deve essere uguale ovviamente per l'intera borsa. Ecco qua. Ci aiutiamo magari con un metro. Ecco, 5, 5. Quindi facciamo in modo di piegare, di fare una piega che sia di 5 cm, aiutandoci chiaramente sempre con il nostro metro, più o meno, Laddove vediamo che non è 5 cm, la andiamo un pochino ad allungare, ovviamente. Ok. Fatto questo, che cosa dobbiamo fare? Dove abbiamo il filo, quindi in questo lato qui, vedete, vado ad infilare il mio ago. Quindi infilo il mio ago, io in questo caso uso quello di ferro. Quindi dopo che abbiamo steso bene, 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 quello che è la nostra bordatura, la stendiamo bene bene, ci assicuriamo che sia di 5 cm, quindi sempre con un metro andiamo a controllare che la nostra altezza sia di 5 cm. Fatto questo, iniziamo ad andare a cucire la parte piegata. Chiaramente vedete, noi già abbiamo il filo in questa maniera, ok? Quindi io entro dall'interno così e faccio un punto di cucitura di nuovo dall'interno in questa maniera qui, entrando chiaramente al centro dell'asola, e faccio un altro punto di cucitura di nuovo, vedete, entro qua e faccio un altro punto di cucitura, e chiaramente proseguo per tutto il perimetro in tondo, chiaramente con dei punti morbidi, quindi senza stringere troppo il nostro lavoro. Proseguite anche voi. Vedete che avremo cucito bene il nostro bordo, il risultato sarà così.
Adesso dobbiamo andare a realizzare i manici. Li faremo con il cordino, vedete, in questa maniera qui, e andremo a cucirli così sulla borsa. Ok, ora dovremmo fare chiaramente due di questi manici, che sono di circa 65 centimetri. Andiamo a vedere come prepararli. Allora, iniziamo il nostro manico mettendo su 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Giriamo subito dopo e lavoriamo il primo punto basso, il secondo, terzo, quarto e quinto. Adesso una catenella e giriamo il nostro lavoro. Quindi questo sarà il primo punto, andiamo a lavorare il secondo, terzo, quarto e quinto. Di nuovo una catenella e giriamo il nostro lavoro. Numero 1 già l'abbiamo fatto, il primo punto, entriamo nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto, che è la nostra chiaramente catenella. Ok, allora dobbiamo proseguire in questa maniera qui fino al raggiungimento di circa 65-66 centimetri. Ora, io ho realizzato 105 righe per la mia lunghezza. Questo dovete più o meno regolarvi voi, perché dipenderà anche dal filato che andate ad usare. Quindi se usate un filato un po' più sottile, è chiaro che dovete con il metro andare a fare delle righe che più o meno sono circa 65 cm. Quindi andate a proseguire così e poi vi dico come proseguire. Quindi una volta che siamo arrivati, vedete, alla nostra lunghezza desiderata, noi tagliamo un po' di filo abbondante. Ok? Fatto questo, che cosa facciamo? Per fare in modo, io questo altro manico l'ho già fatto, vedete, vado a fare dei punti nei lati in modo che il manico non slabri. Quindi, anche se prenderà un po' di elasticità, però non lo farà in maniera esagerata da rovinare, insomma, poi il manico e di conseguenza tutta la borsa. Quindi io sto qui con il filo, vedete, non faccio altro che entrare nei punti in questa maniera qui. E faccio dei piccoli punti, come se andassi a cucire praticamente, vedete, in questa maniera qui. Facendo questo è chiaro che il mio risultato sarà più rigido nei lati, nei bordi. Scusate, avevo fatto un nodino. Quindi di nuovo entriamo qua e qui. E facciamo questo per tutta la lunghezza del manico. Chiaramente bisognerà fare lo stesso anche da quest'altro lato. Quindi una volta che arrivate giù, girate sul bordino e ricominciate a fare tutta la lunghezza. Ok, adesso vado a proseguire, quindi faccio il bordino sia sulla destra che sulla sinistra e poi insieme andiamo a posizionare i manici. Quindi vedete, una volta che abbiamo preparato i nostri due manici, scusatemi, andiamo a decidere dove posizionare i manici sulla borsa. Allora, io ho praticamente misurato una distanza di 9 cm qui. Ovviamente poi ho contato anche i nodini, vedete, 1, 2, questi nodini che sono ripiegati, voi li vedete, li contate in modo da trovarvi gli stessi nodini di qua e gli stessi nodini di qua. Allora, io ho contato 9 cm circa. Quindi non sono proprio 9,
ma all'incirca vedete 9 fino alla borsa. È la stessa cosa da quest'altro lato. Quindi più o meno dovete trovarvi uguale, ok? Ovviamente è anche un fattore un po' di gusto, però io preferisco fare in questa maniera qui perché credo che vada bene così, questa distanza. Ora, fatto questo, prendiamo uno dei nostri manici e chiaramente io ho lasciato un pochino di filo che infilo nel mio ago. Ora, tenendo presente che noi dobbiamo andare a cucire, ovviamente su, non è come quando abbiamo la catenella, dobbiamo andare a cucire in questa maniera qui. Quindi io entro già con il filo, vedete? Aspettate, mi porto al centro, ovviamente, perché non sto al centro. Quindi io ipotizzo che sono 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, quindi 1, 2 e 3. Quindi faccio 1 là, 2 e 3, mi porto già sul terzo ed entro dove ho, in questa maniera qui, il mio marcapunti. Quindi vedete, mi sono portata al centro così e vado a fissare un primo punto. Entro nel prossimo. Praticamente sono dei punti bassi che stanno praticamente all'interno e faccio così. Entro in quest'altro. Ovviamente in video è un po' scomodo, però vi assicuro che il risultato sarà molto molto carino. Ecco qui. Adesso ripeto da capo, ovviamente, per fissare bene il punto. Perché ricordatevi che essendo un manico deve essere fissato bene bene. Allora, siamo qua, eccoci qua. Entriamo nel prossimo, prendiamo l'altro punto e prendiamo questa che era ovviamente la catenella per girare, la prendiamo così. E andiamo nel punto subito dopo, così. Ok? Guardate. Ora noi andiamo a fermare bene bene il manico, mi raccomando. Questa è una cosa molto molto fondamentale, perché altrimenti si scuce, chiaramente. Quindi dobbiamo andare a cucire veramente con dei punti solidi. Ok, quindi scendete e risalite più volte per cucire il manico. Stendete nelle mani il filo, ovviamente, perché non devono venire dei nodini visibili. Dopo la cucitura non bisogna vedere nessun difetto. Quindi andiamo a cucire più volte, quindi 2, 3, insomma, su questa riga, fissando benissimo quello che è il manico. Vedete, anche da dietro dovrà venire bello fissato. Fatto questo, è chiaro che andiamo a cucire anche quest'altro, tenendo presente di iniziare a cucire al centro. Quindi il filino che voi avete lasciato lo portate su quello centrale qui e iniziate da dove avete il marcapunti e facciamo così sia per il lato davanti che per il dietro. Quindi vedete, una volta che io ho cucito i manici, come potete vedere, ho messo un pompon di decorazione con il mio fondo dove andrò a mettere i piedini e la borsa è terminata. Quindi cuciamo, vedete, in modo che non si veda nessun difetto, la lunghezza dei manici è appropriata. E niente, questa è veramente una borsa facile, facile da fare. Io spero che il video vi sia piaciuto e vi saluto al prossimo tutorial.